Ciao ragazzi, una recensione veloce veloce per un'applicazione molto bella che ci ha mandato il nostro utente Paolo Bottigliero, che è anche uno sviluppatore, e che ha sviluppato appunto questa applicazione dedicata alla musica su iPad, che si chiama iBlues. Si tratta in sostanza di un'applicazione che integra tre strumenti in uno. Come vedete c'è un'unica schermata aprendo iBlues, dove in basso avremo un pianoforte, come potete sentire. Nella parte alta dello schermo c'è un basso. Qui sulla sinistra abbiamo dei pattern di batteria. La cosa ideale per utilizzare al meglio questa applicazione è essere in tre persone, che come vedete la batteria è qui sulla sinistra, quindi avremo un nostro amico che si posizionerà con le sue mani sui pattern di batteria. Un'altra persona qui da questo lato dell'iPad che suonerà il basso e una terza persona che suonerà una melodia di pianoforte. Io ovviamente sono da solo e vi faccio vedere al meglio, per le mie possibilità con le mie due mani, cosa si può fare con questa applicazione, ma tenete conto che usandola in tre il risultato è, diciamo, ottimale. Il timbro di pianoforte è molto bello, adesso alzo un attimo il volume per farvi sentire meglio. E devo dire che è molto pieno, molto caldo anche il suono di basso. Uniamo un pianoforte, vi faccio sentire intanto il timbro di pianoforte. Molto bello, e la batteria. Unendo le varie, diciamo, combinazioni, potremmo unire un accompagnamento di basso con una melodia di pianoforte in questo modo. Come vedete, vengono fuori delle belle canzoncine per passare il tempo, soprattutto quando magari abbiamo due amici con noi e vorremmo suonare qualche melodia in compagnia con il nostro iPad sempre con noi. Ora io sono collegato tramite il jack per le cuffie alle casse del mio computer e il suono, diciamo, non è dei migliori, ma collegandolo a un bel impianto stereo si avrà un risultato veramente ottimo. Che dire, a me è piaciuta molto anche per il prezzo, perché 79 centesimi per un'applicazione comunque così immediata, così ben congegnata, sono veramente pochi e la consigliamo a tutti. Un saluto a tutti ragazzi, Gigi Calabrò per iPad Italia.